Diciamo che dopo una lunga stagione in cui l'attore era diventato una sorta di, uso una parola che potrebbe risultare sgradevole, ma che è stata una parola ampiamente utilizzata nel lessico registico del secolo scorso, una marionetta o comunque un soggetto che venisse largamente condizionato dal regista per arrivare a un certo tipo di creazione. Oggi come oggi invece l'attore viene ormai unanimemente riconosciuto come l'epicentro della creazione teatrale, con una serie di competenze, responsabilità, funzioni che stanno ritornando nelle sue mani dopo che per un lungo periodo di tempo erano state responsabilità del regista. Penso a responsabilità di ordine drammaturgico, penso a responsabilità di ordine culturale, quindi la figura dell'attore è una figura che si sta rifacendo estremamente complessa e nevralgica all'interno del nostro sistema. Viviamo dentro un orizzonte europeo, dobbiamo porci il problema di cosa vuol dire stare all'interno di un orizzonte europeo e capire anche come l'orizzonte europeo intercetta o incide nell'organizzazione della vita teatrale della nostra nazione. Non esiste nei fatti un teatro europeo. Dall'altro lato stiamo andando nella direzione di un teatro europeo, quindi in qualche modo ci dobbiamo porre il problema di come dialogare con le altre nazioni e come un attore che opera oggi e si forma oggi in Italia si troverà probabilmente di qui a 10 anni a lavorare a Parigi piuttosto che a Berlino o a Londra, ma non a Milano. Problemi di internazionalizzazione sono all'ordine del giorno. Quindi, per mille ragioni, la formazione dell'attore oggi deve essere oggetto di un ripensamento rispetto a quello che la formazione dell'attore è stato fino a qualche anno fa. Credo che fondamentalmente questa fosse una delle ragioni per cui il legislatore ha pensato che dei teatri nazionali, cioè dei teatri che hanno un rilievo che va al di là del luogo in cui operano, ma diventano rilevanti per la nazione, debbano farsi carico di cosa vuol dire formare delle persone che operano in teatro.